vicino alla pista e soprattutto stare in zona di massima sicurezza. Grazie. Verde, partiti davanti a tutti, Casarin semenciato, schizzato, semenciato secondo, schizzato terzo, qualche problemino. Casarin, comunque è molto vicino, credo che possa sentire anche il calore della gamba della struttura di strada. Casarin davanti al dietro a osservare i due che stanno battagliando, Paolo Cisato, la stessa situazione della terza manca. Ora siamo alla finale, sementato, tira fuori tutto quello che ha il suo motore nel rettilineo. Bravo a controllare questo controsenso estremo, Davide Casarin, colpo di senso, riuscito a stare in pista. Però non molla di non essere stato, invece sempre osservare quello che succede, Paolo Cisato davanti, cercando di approfittare qualche eventuale bavatura dei due magistrati, quindi la lotta per il momento con grandi sbandate di Davide Casarin, che però controlla sempre il suo veicolo, la sua macchina, bella l'uscita, doppia attenzione, Yamaha problemi ai motori. Attenzione, estintore, attenzione estintore per la lettura. Giuseppe Grisi, quarto, Gianco Pecosi, Lorenzo Tagliani.
Gastelli, quinto. Sei Gastelli, che non è lui. Che ha causato una fuoriuscita di olio, probabilmente il suo reagentore è andato nella testa, ha preso un po' poco la vettura, però non era benzina, se no avremmo avuto un altro esito. Per fortuna pronto intervento subito del personale. Vista la bandiera Sacchi da Santa Passata di Davide Casarin, quindi vince la gara. Secondo, ottimo Paolo Fuggiato. Terzo, Emilio Giuseppe Grisi. Quarto, lotta fino alla fine. Quarto, Giacomo Cosmo. E quinto.